Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, bentrovati dal Monterisi, dove è appena terminata la prima gara dell'Audace Cerignola, vittorioso 3-0 sul contro Bitetto. Siamo in compagnia del mister dell'Audace, Massimo Gallo. Mister, innanzitutto complimenti per questa prima vittoria, un buon esordio, servivano i 3 punti per ben partire in questa nuova avventura. Beh, dovevamo farlo per forza, perché per l'obiettivo che ci abbiamo di vincere il campionato dovevamo per forza iniziare con il piede giusto, e ci siamo riusciti. Una grande partita, una difesa sempre più solida, subite poco, forse un'unica pecca che concretizzate poco rispetto alle tante occasioni che create. Concretizziamo poco, un po' è anche dovuto al fatto che purtroppo abbiamo un Manter Bosa che non ci permette di giocare come vogliamo e di concretizzare certe volte alcune situazioni che noi creiamo. Infatti, in effetti, io durante la settimana riesco a vedere bene le due facce della squadra, perché quando giochiamo in un campo sintetico si riescono a trasformare tutte queste situazioni che noi creiamo, invece qui abbiamo un po' di difficoltà. Di Pasquale è il vostro bomber principe, 5 gol nelle prime due partite, poi li fa ruotare bene tutti gli altri attaccanti, oggi c'è stato anche il debutto di Ciscio. Diciamo che Ciscio si è comportato benissimo anche durante la settimana, quindi ha avuto la possibilità di poter giocare, ma non è solo lui, l'avranno tutti quanti, però per ritornare a Ciscio si è fatto trovare pronto e sono contento della sua prestazione. Mister, dove potrà arrivare questa Audace? No, dove potrà, dobbiamo vincere, non ci sono né se né ma. Dobbiamo vincere. Prossimo impegno in trasferta a Bitonto, ecco che gara si aspetta. Io tutte le partite dico ai miei ragazzi che sono come delle finali di Coppa dei Campioni, perché sicuramente tutti ci aspettano e raddoppieranno i loro sforzi, quindi noi dobbiamo cercare solo di fare quello che sappiamo fare e dare il massimo nel campo e basta. Grazie mister, ancora complimenti. Buonasera a voi. Grazie Massimo. Ciao. Siamo con il bomber e capitano dell'Audace Cerignola, Luigi Di Pasquale. Luigi, oggi è arrivata un'altra doppietta dopo la tripletta contro lo Sportmania in Coppa, un Luigi Di Pasquale che non si ferma più. Siamo ancora all'inizio, però come inizio sono molto contento, ma anche per la squadra, perché abbiamo fatto oggi un'ottima partita e vincere era importante. Per l'attaccante, per me, poi sono felicissimo e speriamo che sia l'inizio di tanti gol fino alla fine, ma l'importante è che abbiamo un gruppo forte e sono molto contento come inizio. Forse l'Audace crea tante occasioni, l'abbiamo chiesto anche al mister, ma concretizza poco, come mai secondo te? Ma no, sicuramente fare 2-3 gol a partita penso che è già importante, però dobbiamo essere un po' più cattivi davanti alla porta, perché è vero, abbiamo tante occasioni e dobbiamo sfruttare di più sotto porta. Che onore è per te da cerignolano indossare la fascia da capitano, comunque timbrare il cartellino ogni domenica, ti vediamo sempre ringraziare il pubblico, per te sarà sicuramente un'emozione particolare. Ma io sono, come dire, onorato di essere il capitano di questo gruppo, e sono cerignolano e sono anche il più vecchio della squadra, perciò sono felice e speriamo davvero tutti quanti insieme di toglierci tante soddisfazioni. Dove potrà arrivare Di Pasquale in termini di gol fino a fine stagione? Ma io, abbiamo 3 attaccanti che oggi mancava anche la Salanda, secondo me possiamo fare bene tanto. Io non mi piace dire faccio 10, 15, non mi interessa, l'importante è vincere, poi alla fine faremo i conti. L'obiettivo dell'Audace invece è sicuramente quello di stravincere questo campionato. Ma stravincere è sempre una parola grande, noi sappiamo che siamo una grande squadra per questa categoria, però l'importante è dimostrarlo la domenica sul campo. Ok, grazie Luigi, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. Ciao.